Buongiorno a tutti, oggi parliamo di vaccinazione, vaccinazione obbligatoria contro il Covid. Il tema di questi giorni è stato da poco varato un nuovo decreto dal Consiglio dei Ministri, c'è un nuovo Green Pass, la vaccinazione non è ancora obbligatoria, è bene specificarlo per il personale scolastico, però insomma c'è una ferma volontà da parte del governo nel voler chiudere il prima possibile la vaccinazione con tutti i docenti e il personale ATA che al momento non hanno ancora, non si sono fatti somministrare nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. A questo proposito, il governo ci dice che si tratta di circa 220.000 insegnanti. Noi abbiamo contattato Massimo Gentile, è laureato in legge, insegna diritto. Buongiorno, professor Gentile. Buongiorno a voi. Ecco, noi vorremmo capire, lei non si è vaccinato, è una sua presa, una sua diciamo, volontà legittima. Vorremmo capire, vorremmo far sapere al nostro pubblico per quale motivo lei è contrario alla vaccinazione contro il Covid. Sì. Allora, guardi, innanzitutto voglio precisare che non sono un cosiddetto Novax. Ho sempre confidato nella scienza e quindi non ho alcun pregiudizio nei confronti dei vaccini. Questo mi pare che sia una premessa indispensabile per proseguire il discorso. Guardi, le rispondo che sono arrivato a questa conclusione, documentandomi, molto semplicemente, informandomi, ascoltando interviste, leggendo articoli di diversi medici e scienziati, e alcuni di questi anche di fama internazionale. Questo è stato il mio primo, come dire, impatto nei confronti di questa situazione che ormai ci pervade da quasi un anno e mezzo. E poi perché mi sono insospettito dalla mancanza di dibattito, ecco, una cosa che mi ha fatto riflettere molto è che è mancato il confronto dei punti di vista differenti, è mancata la pluralità, la dialettica democratica e scientifica, sia nelle trasmissioni televisive sia nei giornali cosiddetti mainstream. Cioè abbiamo dovuto aspettare un anno e mezzo, che ultimamente qualche settimana, pochissime settimane fa, un noto giornalista televisivo è apparso in due trasmissioni dicendo quello che ho appena detto. Cioè, ma la gente si sta chiedendo come mai è mancato il dibattito scientifico, la pluralità di interpretazioni. C'è la tribuna cosiddetta scientifica, una volta c'era la tribuna politica, adesso c'è la tribuna scientifica, ci dovrebbe essere perlomeno la tribuna scientifica, invece non c'è stata. E poi un altro elemento che mi ha fatto, insomma, su cui ho riflettuto abbastanza, è questa volontà insistente, specialmente nelle ultime settimane, di imporre a tutti e a tutti i costi la vaccinazione, con dei farmaci sperimentali, la cui innocuità ed efficacia sono ben lontane dall'essere provate. Cioè, ho detto sperimentali per quale motivo? Perché le stesse case farmaceutiche dovranno fornire una relazione finale tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024, a sperimentazione conclusa. E quindi, anche se pare che adesso vogliono accorciare i tempi. Queste cose, un discorso a parte, poi meriterebbero le cure, alternative ai vaccini che si sono dimostrati sicure ed efficaci nel contrastare la Covid-19. Ci sono molte testimonianze a riguardo, sia italiane sia internazionali, ma anche in questo caso, ripeto, anche in questo caso c'è stato un silenzio assordante. Ricordiamo che se venisse approvata, e tengo a specificarlo questo, se venisse approvata anche una sola terapia farmacologica contro il SARS-CoV-2, ovviamente terapia farmacologica non vaccinale, l'autorizzazione d'emergenza riservata a questi vaccini, chiamiamoli vaccini, verrebbe meno. Quindi queste sono tutte le considerazioni preliminari che mi hanno, come dire, lasciato un po' perplesso e voglio un po' aspettare, rendermi conto, valutare un po' meglio. Non è che sono Certo, contrario, ripeto. professore. Certo, lei non è un Novax, però comunque non si fida. Non è però neanche un medico. Io vorrei spostare l'attenzione da un punto di vista giuridico. Lei è un esperto di leggi, insegna diritto,
Ma cosa dice oggi la norma in assenza di una legge? Perché, ripeto, ancora non si, anche lo stesso governo, lo stesso Parlamento si trova ad esaminare un disegno di legge, ma siamo ancora alle proposte. Cosa dice la normativa sulla privacy ad oggi? A noi risulta che il datore di lavoro, in questo caso il dirigente scolastico, l'ufficio scolastico provinciale o regionale che sia, non può trattare un dato di questo genere. Ce lo conferma? Esatto. C'è stato recentemente un provvedimento in data 13 maggio 2021, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, un documento intitolato Vaccinazione nei luoghi di lavoro, indicazioni generali. Ebbene, tra le righe si legge testualmente quello che lei ha appena ricordato, cioè che il datore di lavoro non può acquisire l'informazione relativa all'intenzione dei propri dipendenti di aderire o meno alla campagna vaccinale. Sottolinea, in questo testo viene sottolineato la libertà di scelta da parte delle persone in ambito vaccinale e poi conclude, insomma, diciamo possiamo concludere, sempre riprendendo questo documento del Garante, che non è peraltro consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, in ragione della libera scelta del lavoratore in ordine all'adesione o meno alla campagna vaccinale. Quindi penso che sia stato inequivocabile il garante per la protezione dei dati personali in questo caso specifico. Professore, è chiaro che se qualora dovesse subentrare una legge, a questo punto il panorama cambierebbe nettamente perché introdurrebbe nella scuola quella che è adesso la situazione in ambito sanitario. Ma a livello europeo, come stiamo messi? Cioè l'Unione Europea, quali indicazioni dà a proposito sempre, del trattamento della privacy dei dati vaccinali? Senta, guardi, il Consiglio d'Europa, che non fa parte dell'Unione Europea, ma è un organo a sé stante che si occupa soprattutto di protezione, di garanzie in merito alla democrazia e ai diritti umani. Comunque è un organo internazionale molto autorevole, addirittura è nato prima dell'Unione Europea, è formato addirittura, composto da 47 Stati membri. E si è espresso nel mese, se non ricordo male, a giugno, con una risoluzione, la 2361 del 2021. In questa risoluzione, come dire, invita, perché non sono vincolanti purtroppo queste indicazioni che il Consiglio d'Europa ha dato agli Stati membri europei, comunque invita, cioè sottolinea, che bisogna assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino, sottolineando che eventuali certificazioni vaccinali dovrebbero avere il solo scopo di monitoraggio. Quindi è stato molto netto anche il Consiglio d'Europa a questo riguardo. Ultimamente, pochi giorni fa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, invece, è stata pubblicata una raccomandazione. Qui saliamo di grado, non per sminuire, come dire, l'autorevolezza del Consiglio d'Europa. È stato pubblicato un regolamento, il 953 del 2021. Ora, mi permetta di dire in pochi secondi che il regolamento dell'Unione Europea ha una forza vincolante ed esecutiva predominante rispetto alle cosiddette leggi ordinarie degli Stati membri. Cioè diventa direttamente esecutivo, quindi non c'è bisogno di una legge che ne autorizzi l'efficacia dello Stato membro, e fa parte delle norme, diciamo, di rango primario. Addirittura da alcuni giuristi è stato considerata, i regolamenti sono stati considerati alla stessa stregua delle norme costituzionali. Ebbene, nell'articolo 36 vale la pena di riportarne soltanto alcuni stralci, ma secondo me emblematici. Nell'articolo 36 c'è scritto: è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta. Io tengo particolarmente a questa parola, discriminazione. Non bisogna discriminare né direttamente né indirettamente le persone che non sono vaccinate, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti-Covid è attualmente somministrato o consentito come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Inoltre,
si conclude l'articolo 36, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati. Ecco, due considerazioni. La prima è che lo stesso Premier Draghi ha detto che non vaccinarsi non è soltanto una scelta che arreca rischio per il diretto interessato, ma è una scelta che può potenzialmente danneggiare tutti. E quindi come risponde a questa, diciamo, considerazione del Premier? Guardi, alcuni giorni fa un consigliere del mi si mettessero un po' d'accordo perché ci fanno anche, come dire, non siamo un po' disorientati. Le persone che riflettono un po' sono un po' disorientate per via delle esternazioni a volte contrastanti, insomma, che vediamo. Un consigliere del ministro della Salute, senza un professore di igiene e di medicina preventiva, pochi giorni fa, dicevo, rispondeva ad una domanda su come nascono le varianti, che hanno fatto una domanda diretta. Ha dichiarato che il virus, ripeto, un consigliere del ministro della Salute, il virus, trovando un soggetto vaccinato, che quindi in qualche modo gli resiste, cerca di identificare le strade per aggirare la vaccinazione. Soggetto vaccinato, quindi la genesi della variante, deriverebbe dal soggetto vaccinato. Quello che vi ho citato sono testuali parole che possiamo ritrovare in questa trasmissione televisiva, per chi volesse guardarla. Pochissimi giorni fa, poche ore fa, il presidente dell'Ordine dei Medici, di un'importante città ha affermato che il vaccino, d'altronde non ha affermato nulla di nuovo, perché se andiamo a leggere i bugiardini di queste terapie sperimentali, c'è anche scritto. Comunque, questo presidente dell'Ordine dei Medici di un'importante città ha affermato che il vaccino protegge dalla malattia, dai sintomi della malattia, per fortuna, ma non protegge dall'essere un contagiante, usa proprio questa espressione. Cioè, posso essere vaccinato e contagiare, essere infettante, ha usato anche questa espressione. Il non vaccinato, quindi, può essere un pericolo per se stesso e per i non vaccinati, il non vaccinato, ma anche, ha aggiunto, anche i vaccinati possono essere un pericolo. Quindi, poi d'altronde, se guardiamo a livello statistico, no? Diamo uno sguardo empirico sulla situazione degli altri paesi, in particolare quelli più vaccinisti, tipo Israele e Regno Unito, lì i ricoveri stanno aumentando. Addirittura alcuni stanno dicendo che l'efficacia, poi sarebbe da aprire un altro discorso sull'efficacia, sulla riduzione del rischio relativo e la riduzione del rischio assoluto. Comunque, in questi paesi si sta notando che una recrudescenza di questa malattia, soprattutto in termini di varianti, cioè, sta perdendo di efficacia, cioè non sono io che lo dico, sono i giornali, anche le riviste Professore, scientifiche, cioè, dato di fatto non possiamo un'ultima considerare. domanda perché dobbiamo chiudere. Nel Sì. caso in cui il governo dovesse decidere a fine agosto per l'obbligo vaccinale, lei cosa, insomma, come si comporterà? In generale, come si prefigura questo inizio d'anno scolastico? Guardi, le rispondo con una battuta. La coercizione spesso ottiene l'effetto contrario. Ecco, quindi concludo con un invito al dialogo. Dialoghiamo, ripeto, è mancata la discussione pubblica un po' in tutti i paesi. Quindi è dalla discussione, prima ho usato l'espressione tribuna scientifica, dalla tribuna scientifica, dalla dialettica dei diversi punti di vista che può emergere una verità condivisibile, senza discriminazioni, riprendendo quella bella parola, quella bella locuzione usata prima dal regolamento europeo, senza discriminazioni. E quindi lancio una specie come dire, di augurio, di auspicio, cioè, si segua l'insegnamento di Aristotele. Aristotele ha utilizzato una bellissima espressione per definire la legge o il diritto. Lui diceva che la legge è ragione senza passione. Cioè, eliminiamo la passione, lasciamo perdere i capricci, le emozioni negative, concentriamoci sulla ragione, anche perché, come dire, spero che il legislatore segua questo concetto, no? Un bellissimo Quindi concetto di Aristotele. se non lo farà comunque, lei sarà costretta a vaccinarsi. Vediamo, il Per svolgere la tempo professione. potrebbero essere nel frattempo
autorizzate delle nuove terapie. Vediamo, il tempo è sempre amico della verità, no? Va Quindi bene. va bene. Va bene, la ringraziamo e per la disponibilità e per le informazioni che ha voluto dare ai lettori della tecnica della scuola. Grazie a voi.